campionato italiano Grandi Eventi Epoca Championship ha proposto a Mantova il secondo round del Gran Premio Nuvolari. È stata un'edizione da record, la 28esima della gara dedicata all'indimenticato Nivola, evento a metà tra glamour, turismo e sfida per gli specialisti pressostati. Per 4 giorni strade e piazze, borghi e città, Modena, Rimini, Arezzo e Ferrara sono state letteralmente prese d'assalto da 300 e più equipaggi provenienti da Europa, Asia, America, Sud America e Australia. Una parata di leggendarie auto a dar vita alla gara di regolarità organizzata da Mantova Corse insieme ad Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari, riservata ad automobili di interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, ed uno dei pezzi forti a richiamare l'interesse dei tanti appassionati era l'Alfa Romeo SC 1750 GS Zagato del 1929 dell'argentino Leandro Lopez, iscritto in coppia con Gabriel Gurovic. Questa macchina è primo duomo, è a chi levarsi, è fatto la 1000 miglia nel 1929, si è salito terzo in ese momento. Hace 5 anni io ho comprato questa macchina in la Londra, e abbiamo avuto un piacere enorme. Questa macchina vive qui in Italia, in Sorania, e io la uso quando vengo per qui per correre la 1000 miglia, per la carriera di Nuvolari, qualche evento. Io vengo per qua, prendo la macchina e passeo per Italia. Questa è la più bella, questa è la migliore, questa è la migliore. Il sudamericano non ha avuto fortuna nella lunga sfida da Mantova a Rimini e ritorno. Dei 1062 km del tracciato di gara, l'argentino è riuscito a superarne solo qualche centinaio, fermandosi anzitempo. La maratona di regolarità storica, articolata in 3 tappe, 90 prove cronometrate, 7 prove a media e i 16 rilevamenti segreti, 11 controlli orari e 17 controlli a timbro, richiede preparazione adeguata, competizione da professionisti del pressostato, quali sono infatti i protagonisti della serie tricolore italiana. Luca Patron non si tira indietro mai ed ancora una volta è al via con la possente Bentley 3 litri del 1925. No, la macchina di suo, cioè adesso ci siamo un po' abituati, è la più comoda che ho. Perché l'anno scorso avevo una macchina 2 posti corta e l'anno scorso abbiamo patito tanto noi la stanchezza. Questa è la più comoda, purtroppo sulle prove tipo da 200 metri dove bisogna usare un po' il cambio, prima, seconda e dopo rimetterla prima, la prima non entra. Però abbiamo deciso per questa. Questa più o meno, anche se ha dei problemi, in qualche maniera portiamo sempre a casa un po' di risultato. Vincerla no. Però sempre stare sul gruppetto dei bravi, ecco, quello sì. Il Veneto ha corso il Nuvolari ad alti livelli, risultando 5° nella prima tappa, ma ha pagato stanchezza nella estenuante seconda giornata da Rimini ad Arezzo e ritorno, scivolando in 8ª posizione per poi recuperare nel finale e tornare a ridosso della top 5 al traguardo. La novità al Nuvolari arriva alla sezione Heritage italiana della Volvo, non tanto perché si presenta con Nino Margiotta, top driver di fama, quanto per l'esordio della Volvo PV44 del 1947, il primo modello della fortunata serie che allora adottava la scocca portante con motore anteriore e trazione posteriore. Eh sì, mi ha portato la macchina nuova. L'autovettura nuova, che è splendida. È una Volvo PV444 del 47, primissima serie, costruita in Svezia ovviamente, 3 marce, 1004 di motore, tutto fantastico. Per il siciliano il Gran Premio Nuvolari diventa ben presto una bella realtà. Scoprendo le prestazioni delle quali è capace la piccola Volvo, Margiotta chiude al 5° posto assoluto al computo dei passaggi sui pressostati, un buon risultato che al lordo della moltiplicazione dei coefficienti lo fa scivolare al 9°.
Andrea Belometti, il vincitore della Coppa d'Oro delle Dolomiti, primo appuntamento del campionato italiano Grandi Eventi, è fiducioso alla partenza con la Fiat 508 Balilla Spider Sport del 1932. Il Lombardo, in coppia con Doriano Vavassori, non riesce a prendere ritmo. Belometti è sesto nella prima e anche nella seconda impegnativa giornata di gara. Nella terza ed ultima, nonostante sia corta nel chilometraggio, con il suo sviluppo tra l'Emilia e la Lombardia, perde una posizione e chiude al settimo posto. Sono tutti bravissimi, non bravi, bravissimi, e bisogna star dentro dalla prima prova all'ultima, proprio mai mollare, ecco. Chi ha vinto, Moceri, ha avuto un passo insostenibile. Secondo me questa gara al massimo secondo posto, perché lui oggi era imbattibile. Tanti, tutti gli attori della serie tricolore sono pronti per vincerla, la gara dedicata al mito del Mantovano Volante. Non manca Sergio Sisti, il ferrarese affiancato da Alessio De Angelis sulla Lancia Lambda Casaro del 1929, che però non riesce ad entrare nel vivo della sfida, rallentato dalla rottura della frizione ancora prima di concludere la tappa iniziale di Rimini. Il Gran Premio Nuvolari è anche questo, un'avventura unica che fa selezione. Sono infatti 237 a tagliare il traguardo dopo aver attraversato città di straordinaria bellezza come Siena, Arezzo, Città di Castello, Urbino e Ferrara, ed aver fatto ritorno a Mantova, da dove è partita tre giorni prima. Con una buona performance sono Francesco e Giuseppe Di Pietra, padre e figlio siciliani, che strappano con onore il terzo posto assoluto a bordo della Fiat 508C del 1938, dopo aver lungamente occupato la seconda piazza. Il Gran Premio Nuvolare di quest'anno è stato veramente molto impegnativo, molto tecnico, ci ha fatto sudare abbastanza. Poteva anche andare meglio, ma comunque siamo soddisfatti e fieri di questo risultato. Con una partenza non perfetta, Andrea Vesco ed Andrea Guerini si lanciano in una irresistibile rimonta dal sesto posto iniziale sino al secondo assoluto, a bordo di un Alfa Romeo SC 1750 SS Zagato del 1929, l'equipaggio dello Special Team Eberhard non riesce così a ottenere l'ottava affermazione nella prova mantovana, un risultato che avrebbe avuto del sensazionale. No, semplicemente abbiamo trovato, come succede nello sport, qualcuno che se l'ha meritato di più di noi, quindi sicuramente complimenti a Giovanni e Daniele, perché so che la inseguivano da tanto e quindi se la sono meritata. Abbiamo dato tutto fino all'ultimo, abbiamo ottenuto un ottimo secondo posto e per noi al Gran Premio è il decimo podio consecutivo, quindi direi che siamo soddisfatti. Sì, sì, e questo è anche il bello di questa disciplina, insomma, che gente giovane si avvicini a questo sport per non farlo morire. La 28esima edizione del Gran Premio Nuvolari si è quindi conclusa con l'affermazione del palermitano Giovanni Moceri, che in coppia con il bresciano Daniele Bonetti firmano per la prima volta l'albo d'oro della manifestazione dedicata a Tazio Nuvolari, al termine di una estenuante gara condotta ad alto ritmo, impresso sin dai primi chilometri con la Fiat 508C del 1939 nei colori Loro Piana Classic. Abbiamo approfittato un po' della condizione di Andrea Vesco, che non era al 100%, perché qui è imbattibile, l'ha dimostrato anche qui. Questa volta credevo, come ho detto all'arrivo, che non fosse umano, perché non eravamo mai riusciti già per ben due anni, qui siamo arrivati secondi, quest'anno abbiamo centrato la vittoria, che è una gara che non è stata per niente banale, quindi siamo molto soddisfatti, perché con Daniele abbiamo cercato di non commettere errori durante i tre giorni di gara, e tre giorni molto intensi. E la nostra Fiat 508 si è comportata a meraviglia, siamo stati scortati da tutto l'intero percorso da Fabrizio Falanga e per l'occasione, che era supportato anche dal dottore Spataro, Daniele Spataro, che ci hanno sono stati i nostri angeli custodi, quindi devo dire siamo molto soddisfatti. In chiave campionato certo ce la vedremo alla Targa Florio, perché cercherò di fare il poker dopo le mie tre vittorie in una gara di casa, e quindi a cui sono particolarmente legato. Il campionato italiano Grandi Eventi avrà la sua conclusione questo fine settimana. Sarà la Targa Florio Classic a calare la bandiera a scacchi proclamando il campione italiano 2018 per la successione a Giovanni Moceri, vincitore del prestigioso alloro nella prima edizione del 2017. Sono in corsa ben quattro piloti.
L'ipotetica pole position spetta a Di Pietra e Vesco, entrambi al primo posto appaiati a quota 67 punti. Alle loro spalle, con soli 3 punti di svantaggio, è secondo Belometti, che precede Moceri, terzo, ma con 13 lunghezze da rimontare.